Siamo alla quarta edizione della mostra mercato dei prodotti tipici di questa vallata, che sono diciamo le caratteristiche di una vallata importante che va da Pesaro a Belforte e che dà l'idea che, nonostante che questa è una zona tutta industriale, l'agricoltura ancora mantiene un ruolo importante. Il tartufo, il melograno, il miele, l'olio extravergine d'oliva, insomma, e il giardino dei colori e la musica dei Killer Queen, che è un gruppo conosciuto a livello nazionale ed internazionale. Quindi saranno due giorni importanti di buona gastronomia, anche la polenta della Proloco, gli assaggi per oltre 300 persone gratuitamente. Quindi sarà, diciamo, due giorni, se come pare ci sia il tempo bello, sabato e domenica dalle 7 del mattino alle 7 di sera. In più, dalle 9 del mattino alle 7 di sera, in più saranno delegazioni con noi amiche, gemellate, della Lettonia, dell'Albania. Ci saranno visite anche al nostro sistema economico e produttivo, e questa dà l'idea del ruolo che mantiene ancora l'agricoltura in una vallata che oramai è prevalentemente industriale. È un evento giovane, siamo solo al quarto anno, quindi l'esperienza non è tantissima, però penso che quest'anno vada meglio, in quanto abbiamo molte più gente che partecipa, come per esempio il giardino dei colori, che porterà penso molti bambini. Avremo una band, un complesso molto importante, conosciuto in tutta Italia, i Killer Queen. Non c'è una novità, nel senso che sabato chi vuole può venire a ritirare dei buoni per un assaggio di polenta, che poi daremo alla domenica, il giorno dopo. E verremo qui con dei giochi antichi realizzati da noi a mano in legno, che sono adatti sia per grandi che per piccini, quindi ci aspettiamo anche molte famiglie con bimbi. E in più i nostri prodotti, che il prodotto eco principale che abbiamo sono le zucche. Saranno due giorni dove migliaia di persone potranno essere qui nella piazza del municipio, una location nuova, importante, ben raccolta, con i giochi d'acqua, insomma una cosa veramente simpatica. Quindi speriamo che venga tanta gente sabato e domenica qui, diciamo, alla mostra mercato dei prodotti tipici locali della Vallata del Foglio.